Friends dal vostro Super Corris, eccoci qua ragazzi. Ieri sera non ho potuto fare la live di Formula 1, raga, perché purtroppo si è fatto tardi. La facciamo domani sera, domenica sera, 9 qualcosa, fino alle 10, 10 e mezza. Facciamo un'oretta e mezza parlata di Formula 1, dato che domattina farò Formula 1 News, quindi avremo anche a disposizione tutte le notizie della Formula 1 da commentare e discutere. E in più faremo una doppia live qui e sul canale Viola in contemporanea, così chi mi segue solo là mi può seguire anche sul canale Viola. Quindi tu dici, ma l'hai detto su YouTube, alla fine che ne sa la gente di là? Quando vedrà la notifica live mi seguirà là, quindi mi sembra ovvio. Oppure chi ha magari una preferenza per un altro canale mi può seguire di là. Detto ciò ragazzi, partiamo subito con i soliti inviti. Se volete iscrivetevi a questo, a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Corris and Friends, trovate il link di PayPal in descrizione. Pure un euro donato mi aiuta a fine mese a fare la donazione, verrete tutti ringraziati con nome e cognome, oltre il certificato, la ricevuta della donazione che effettueremo. Chi vuole sostenere il mio canale, il mio lavoro, donazioni, abbonamenti, potete aiutare sempre donando al link in descrizione, specificando aiuto al canale e a crescere sempre di più, a fare qualcosa sempre più qualitativo. Allora partiamo subito. Alfa Tauri, ovvero l'ex Toro Rosso, ovvero l'ex Minardi, cambia nome. Allora ragazzi, innanzitutto io dico una cosa. A me fa rabbia questo discorso, perché io sono uno di quelli affezionati a un team e quando un team cambia nome, come se si azzerasse la storia. Si azzera la storia e si riparte da capo, si cambia identità. Allora, è come se Ferrari da domani si chiamasse McDonald's Racing Up Team Point, cioè... Capite che non ridà? A me piace quando un team, a meno che non cambi un nome, un team del cazzo, un team ufficiale, tipo appunto la Racing Point che è diventata Aston Martin, là lo posso anche capire. Sostanzialmente io penso che Alfa Tauri da quando era Minardi non ha trovato per più la sua identità. Noi Minardi l'amavamo tutta, ci sentivamo tutti tifosi della Minardi oltre che della Ferrari, perché era un team italiano, riconoscibilmente italiano, nei colori, nel nome storico è sempre lo stesso. E questo ha permesso a tutti di essere tifosi, oltre che della Ferrari, della Minardi. Se ci stava qualcosa che andava bene in Minardi negli anni 90-2000, noi eravamo tutti d'accordo. Certo, poi chiaramente ha assunto il nome tipo European Minardi, ma alla fin fine era un nome che ci stava perché era un nome di uno sponsor. Minardi faceva sempre parte del nome e dell'identità del team. Purtroppo andando avanti così non è stato. Arriva la Red Bull, rileva la Minardi. Sostanzialmente non c'è stata una stabilità nei colori sociali, nel nome. Ha cambiato sempre nome. Si è partiti con Toro Rosso. Ci poteva stare perché era un nome italiano, quindi l'italiano si sentiva comunque rappresentato. Toro Rosso, quindi nome specificatamente italiano, era bello. Era riconoscibile, i colori erano troppo simili a quelli della Red Bull, però di base ci poteva stare. Diciamo che per tutti è continuata questa simpatia per la Toro Rosso. Poi c'era anche Liuzzi, quindi qualche pilota italiano ci è passato di mezzo. Alla fin fine ci si sentiva comunque rappresentati in Italia anche dalla Toro Rosso. Arriva Alfa Tauri, quest'altro nome che già non mi piace per fare questo brand di moda. Io non capisco come la Formula 1 possa avere un brand di moda. Cioè tu devi fare la Formula 1, devi pensare allo sport. A me già Alfa Tauri come nome non mi è mai piaciuto. Non è un nome italiano, non ridà un'identità italiana. I colori erano colori stravolti per l'ennesima volta. E nonostante questo, ragazzi, non mi è piaciuta manco la gestione Alfa Tauri. Perché durante gli anni Toro Rosso la Red Bull ha fatto crescere la Toro Rosso. È diventata sempre più competitiva. Quando diventa Alfa Tauri diventa un team forte. Ricordiamoci che ha vinto la gara di Monza, con Gasly ha fatto diversi podi nel 2021, diventa un team sempre più prestigioso che permetteva a piloti forti di mettersi in mostra. L'ultimo anno, anzi gli ultimi due anni sono stati disastrosi, quindi il 2021 alla fin fine è andato abbastanza bene. Il 2022 è un anno disastroso per l'Alfa Tauri, che ottiene pochissimi risultati e non all'altezza di quello che ci si aspettava. Il 2023 è ancora peggio. Un team che eredita la macchina Red Bull dell'anno prima, quindi una macchina ipervincente che finisce il mondiale con 7-8 decimi di vantaggio sulla concorrenza. E non va. Mi sembra strano.
molti che hanno persone che lavorano all'interno dell'Alfa Tauri mi hanno detto che spesso vanno i tecnici Red Bull e vanno a fare i loro magheggi. Questo cosa significa? Che potrebbero attingere a risorse Alfa Tauri per dirottarle sulla Red Bull e avere un vantaggio, visto che è uscita anche la polemica, mi avete chiesto cosa ne penso. La sinergia Alfa Tauri-Red Bull è troppo diretta, perché effettivamente Red Bull è proprietaria di due team e non va bene, perché un conto è Ferrari che dà un... che ha una partnership tecnica con la Haas del motore, gli dà anche basi per fare, per ricreare una macchina. Quest'anno la Haas era la Ferrari dell'anno scorso. Però di base la Haas si autogestisce. Idem, per esempio, ha potuto fare la Mercedes in passato con la Racing Point. Il problema di oggi è che questi sono proprietari di tutte e due i team, quindi non ci vuole niente a dire questa macchina qua non la sviluppiamo e sfruttiamo ora in Galleria del Vento per sviluppare la Red Bull. Potrebbe essere anche questo un discorso che Red Bull ha fatto per avere un vantaggio con la Red Bull. Non a caso, negli ultimi due anni l'Alfa Tauri è crollata a livello prestazionale, come non era mai accaduto, e la Red Bull è salita. Non è normale, quest'anno l'Alfa Tauri aveva, ripeto, la Red Bull dell'anno scorso, che era una macchina eccellente, la Red Bull 2022, non ha fatto nulla, salvo qualche piazzamento poi nella seconda parte di stagione, ma andando molto peggio le aspettative. E questa è la gestione illuminata di Red Bull su Alfa Tauri. A me non mi va bene, perché Red Bull non ha né l'attaccamento al luogo, sono austriaci, pensano a loro, non stanno in Italia, né l'attaccamento alla scuderia. Per gli italiani è comunque una scuderia da tifare, una scuderia da tenere in considerazione l'Alfa Tauri, ma per gli austriaci no. E quindi all'atto pratico abbiamo visto un Alfa Tauri crollare a livello di prestazioni negli ultimi due anni. E questo è preoccupante. Ora, francamente, quello che è stato fatto è il nuovo nome, ragazzi, per me è vergognoso. Punto primo, è vergognoso perché ancora una volta, e dopo quanto? 3, 4, 5 anni di Alfa Tauri, cambia ancora nome. Quindi praticamente l'identità del tifoso non può essere mai un'identità rappresentata al meglio, perché io mi sento rappresentato da un team che si chiama sempre nello stesso modo. Cioè non un team che cambia nome ogni 3 anni. Per un mero discorso di marketing, non è quello il... Cioè tu ami Ferrari, la Ford, la Mercedes, la McLaren, per dirvi. Perché sono sempre gli stessi, sono loro, sono sempre gli stessi team e sono storici. Non mi piace quando un team cambia nome mille volte. E in più, che nome gli hanno dato, ragazzi, me lo sono dovuto scrivere perché non me lo ricordo. Visa Cash App RB, Red Bull. Ma ragazzi, fa ridere, fa ridere. È un nome che non ha nulla a che vedere con una scuderia di Formula 1. Sembra il nome di un'app, Nubankomat della Visa, per ritirare i soldi. Fa ridere, ragazzi, che nome è? Cioè, non c'è una dicitura racing, non c'è una dicitura che ridà a qualcosa di importante. È un nome semplicemente per enfatizzare uno sponsor. Ma tutti hanno lo sponsor. Sì, ma Mercedes si chiama Petronas, ma è Mercedes AMG Formula 1 Petronas. Ferrari, Wander Marlboro, Mission Win, Ferrari, Marlboro, Mission Winom. Cioè comunque c'è il nome del team a campeggiare per primo, ben riconoscibile, e poi c'è lo sponsor. Cioè non capisco questo nome, quindi noi corriamo, quest'anno come la dobbiamo valutare? Guarda, sta correndo Ricciardo con la Visa, Mastercard, Cash App, che cazzo di storia è, ragazzi? È vergognoso. Ma manco un commentatore può nominarla. Come la nomini in pista? Ecco la Visa Mastercard, ecco la Visa Cash App. Cioè che cazzo di nome è? Fai ridere, fai schifo. Cioè stanno snaturando e le prestazioni e il nome e l'identità di un team che era radicato in Italia, in Minardi, era un team che tutti quanti apprezzavamo per la lotta con i giganti, che adesso sta diventando sempre più la succursale Red Bull, e per gli sviluppi inferiori e per fargli fare il comodo suo, sfruttando anche le ore e la Galleria del Vento e tutto quello che c'ha Alfa Tauri. E in più adesso si snatura anche il nome, la si chiama in un modo assolutamente commerciale che non ha nulla e non fa pensare per niente alla Formula 1. Fa ridere, ragazzi, fa ridere. Per me è vergognoso questo nome, io proprio lo bloccherei subito, farei una petizione online per bloccarlo, perché è veramente una vergogna. Cioè sentire in gara, ecco la McLaren che lotta con la Ferrari, che lotta con la Red Bull, che la Mercedes, ecco la Visa Cash App che lotta, ma che cazzo, ma capite che fa ridere? Che è semplicemente una operazione di marketing che va a umiliare una scuderia, ma pure come il logo. Cioè il logo, che è la cosa più bella di una scuderia, tu ti compri la maglietta di una squadra perché c'è il logo della squadra ben impresso. Come ce lo metti un logo? Come l'equipe così? Che fino a un cerchio, una baraonda, che tutto sta scritto in me. Fa schifo, ragazzi, fa schifo.
La mancanza di rispetto di Red Bull nei confronti di questo team, degli italiani, tutti quelli che la seguono, cioè fa schifo. Questa è la mia personalissima opinione. Voglio sapere la vostra, ma io penso che tutti quanti, se questo sarà il nome, saranno indignati. Soprattutto i veri tifosi italiani che ci tengono anche ad avere un secondo team in Italia che potesse correre. Io mi sentivo molto più affezionato all'Alfa Romeo Sauber, perché era comunque Alfa Romeo, il nome c'era, il logo pure. E non un team che sta diventando sempre più la succursale economica della Red Bull. Fatemi sapere voi che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video. Whoa, whoa, whoa.